Io ho iniziato a lavorare a 15 anni, ne ho 50, ho fatto 35 anni di lavoro. L'altro giorno sul Corriere della Sera, sul sito, in fondo c'è una serie di servizi, oltre agli orari degli aerei puoi calcolare la tua pensione. Naturalmente non è affidabile, è una cosa indicativa. Vado nel 24, quasi 25, vuol dire che devo fare 45 anni di lavoro. Stamattina io mi sono alzato alle 6 del mattino, sono qui in divisa non a caso, perché ho finito alle 7 e mezza. Allora, il problema che oggi è del mio collega. E fra l'altro, per evitare fraintendimenti, lui è disponibilissimo a lavare le Sì, corriere. Lui chiede di lavare le corriere dentro quell'azienda qua. risposta anche Perché, quella scusami giustissima. Pasquale, perché lui ci ha messo del suo, come ha cercato di spiegare Pasquale prima, perché questa azienda reggesse. Magari non in modo presuntuoso o arrogante, voglio dire, un po' il temperamento, è vero, ma è soprattutto per quanto è sentita. Quello che stiamo cercando di dirgli, che lei dica la sua, usando il percorso inverso per cui il comune è in grado di usare una quota dei 3 milioni di euro che guadagna SPT. Io, Abbiamo nessuna quota, scusi, che guadagna dei 3, adesso SPT. io, poi mi spiegherà meglio lei probabilmente, ma dei 3 milioni di utili, immagino che il 51% vada a SPT, e SPT li ridistribuirà ai quattro enti proprietari oppure pagherà i mutui che contribuiscono ad arricchire il patrimonio anche in parte dell'amministrazione comunale, o meglio, della città di Como, della città di Como. Io non sto dicendo che nessuno mette in tasca dei soldi, non mi fraintenda, No, naturalmente. non è Io che dico è ci un'opportunità in più. Se qualche mese fa, forse anche un anno, c'è stato l'aumento dei biglietti e Como è stato in grado di dire no, noi rimaniamo sull'euro 30. Forse anche perché c'erano delle entrate che, come ha detto Pasquale prima, noi abbiamo contribuito a garantire. Noi stiamo chiedendo, ecco, di fronte a questa cosa qui, usare lo stesso percorso inverso, da dove arrivano i soldi che danno delle opportunità, usare quel canale lì per cercare di condizionare alcune scelte. Per cercare di condizionare alcune scelte. Perché all'amministrazione dei soldi che rispetto, servono per rispetto a fare queste, rispetto a queste esperienze. l'amministrazione Mi semplicissima. scusi, signor Sindaco, io non l'ho interrotto. Scusi, No, ci scusi. mancherebbe, perché siccome prima abbiamo fatto la figura noi degli arroganti, dei presuntuosi, non vorrei che poi anche lei magari. No, prima mi è sembrato di intendere che ci siamo posti in modo un po' troppo, non so se il consigliere, l'assessore, non lo conosco. No, adesso sono andato un po' in confusione, ma semplicemente insisto su questo punto. Saremo pure laureati solo sulla strada, dal punto di vista della patente, siamo in grado, e poi su altro abbiamo molto da imparare. Però, siccome io ricordo bene quando lei dai banchi dell'opposizione pressava l'allora sindaco Bruni per prendere delle decisioni, con quale coerenza oggi dice queste cose qui che voi non potete fare? E perché allora chiedeva al sindaco Bruni di Ma incidere? Beh, no, lì avevamo un'azienda. stavamo discutendo Avevamo della base un'azienda, no, avevamo un'azienda che generava debiti, avevamo appena fatto un accordo, io, ma no, solo sulla per coerenza non accetto di ma solo andiamo sui punti, sì, andiamo sì, pure e sì, sì, dimostriamo sì, la cosa. va Sulla bene, le coerenza non mi sto. sento di essere incazzato, sinceramente, perché là si discuteva della condizione dell'appalto del trasporto pubblico e delle garanzie per i lavoratori in caso di assegnazione dell'appalto ad un'altra società e quindi la tutela del passaggio dei lavoratori. Di questo si discuteva e questo certamente era il comune che dava l'appalto. Noi avevamo appena firmato un accordo allora, in quel senso lì, e lei dai banchi dell'opposizione, fra l'altro legittimando le richieste delle organizzazioni sindacali, voglio dire, chiedeva allora a SPT, al presidente Gandola, allora di fare la sua parte rispetto a SPT Linea. Ecco, lo stesso meccanismo, noi le stiamo chiedendo lo stesso meccanismo, o meglio, a lei, a dire la verità, l'abbiamo già fatto qualche giorno fa, noi in particolare premeva rivolgersi al Consiglio Comunale, che non in questa sede qua, magari la solidarietà, perché ogni tanto rischiamo un cazzotto, che è un problema, ma perché in un'altra sede, cioè perché nel Consiglio Comunale si prendono delle decisioni che magari dal punto di vista dell'impegno sono più stringenti, che impegnano maggiormente la Giunta ad affrontare il tema, perché oggi è per questo lavoratore qui, è chiaro che è l'emergenza e questa dobbiamo risolvere. E ci dà un po' di ossigeno perché da domani se ne possa discutere, perché non è che c'è la fila o che cosa, ma non si può escludere, ma questo glielo riconosco, l'ha detto prima anche lei, il nostro obiettivo finale è quello di trovare un accordo,
sapendo, come ha detto Vasta Pasquale prima, che questa è un'azienda che oltre che fare un servizio tenta di fare un utile legittimamente e non è un ente di beneficenza, ma che non si può sempre essere insensibili rispetto alle esigenze dei lavoratori.